Perché l'open day, l'open house, la visita libera della tua casa appena messa in vendita è un servizio che dovresti richiedere al tuo consulente immobiliare, al tuo agente immobiliare, insomma, chi hai deciso che ti debba vendere la casa. Prima di tutto, perché immaginiamoci e mettiamoci nei panni dell'acquirente. Oggi tutti quanti abbiamo un problema, tempo, ma è anche un problema tuo che stai vendendo una casa. Immaginiamoci, prendiamo una via come esempio. Via l'Italia, in Via l'Italia magari ci sono in questo momento qua 7, 8, 10, 15 immobili in vendita. Gli acquirenti che stanno cercando immobili in Via l'Italia, le persone che sono incuriosite dal mercato in Via l'Italia, in una determinata giornata decidono di prendersi 2-3 ore per andare a visitare questi immobili che in queste fasce orarie sono disponibili per la visita. Escono di casa, si portano la loro famiglia oppure il tecnico di fiducia o i genitori e li portano invece che a fare shopping un po' come nella via centrale di una città, li portano a vedere 2, 3, 4, 10, 10, 12 case in una fascia oraria che sia ben raggruppata. Quindi non devono più chiamare l'agente immobiliare per prenotare le visite e cercare di concordare col proprietario, insomma una serie di problemi in meno e sicuramente se dovesse trovare la casa che più lo stuzzica potrà prendere una decisione con più semplicità perché ha tutto da poter confrontare in modo abbastanza immediato. Certo, bisogna saper organizzare l'open house, ma per questo non c'è problema, potete chiederci come può essere strutturato questo tipo di servizio. Però assolutamente vi invito a richiederlo perché aiuta il professionista a esporre la casa a più persone in uno stesso giorno, quindi anche per il professionista il tempo è tanto di guadagnato. Il proprietario dovrà in una stessa giornata riordinare la casa una sola volta, potrà organizzare la casa in modo carino e in modo più ospitale per le persone che verranno a vedere l'immobile e per l'acquirente decisamente meglio perché quella settimana o quella giornata sa che andrà a vedere quelle due o tre vie dove ci sono le case che a loro possono interessare. Quindi non dimenticare questo servizio della visita libera, è molto innovativo, va saputo organizzare nel modo migliore, ma sicuramente agevolerà la tempistica di vendita della tua casa, accelererà come acquirente la tempistica di scelta per un determinato immobile e soprattutto aiuterà te professionista dell'immobiliare a risparmiare tempo e quindi denaro. Un saluto, a presto, arrivederci. Come organizzare un open house? Contattami e ti darò maggiori informazioni. Ciao!